Hai messo su una bella squadra e hai una bella nave. Se ti dessi alla pirateria diventeresti ricco. Ma tu non lo farai. Non riesco a capirti, Shepard. Beh, non importa. Devo parlarti di una cosa. Ti ascolto. I pensieri si agitano nella mia testa come insetti irrequieti. Non riesco a fermarli. Sai che ho dei precedenti con Cerberus. Sai anche a quando risalgono. Abbiamo un lavoro da svolgere. Vieni al punto. Io lavoro per te e tu lavori per Cerberus. Me li trovo davanti tutto il giorno. Questo finirà per farmi impazzire. Ancora di più. Il tuo amico, l'uomo misterioso? Non l'ho mai visto, ma è stata Cerberus a crescermi. Il mio primo ricordo è la porta della mia cella in una base di Cerberus. Hanno fatto esperimenti, mi hanno drogata, torturata. Qualunque possibilità avessi di vivere normalmente, loro me l'hanno tolta, trasformandomi in una superbiotica. I medici, gli altri bambini, mi odiavano tutti. Mi lasciarono soffrire. Sei assolutamente sicura che quella struttura fosse di Cerberus? Ero una bambina, ma non certo stupida. E ho un ottimo udito. Forse non era una struttura primaria, ma lì comandava Cerberus. Pensavano di essere furbi. Certo, strapazzandomi il cervello sono riusciti a fare di una bambina una biotica con poteri tremendi. Forse non ci avevano pensato. Andrò a parlare con l'uomo misterioso e spero per lui che abbia delle risposte. Negherà tutto. Comunque il mio obiettivo non è lui. Ho trovato le coordinate nei tuoi file. Voglio raggiungere il complesso di Teltin Supraja, il luogo in cui fui torturata e drogata. Voglio raggiungere la mia cella al centro del complesso, voglio piazzare una grossa bomba e voglio godermi l'esplosione dall'orbita. Imposterò una rotta per Praja. Ti ringrazio, Shepard. Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Mass Effect 2. Allora ragazzi, abbiamo parlato con Jack e come vedete sono sotto nella sala macchine. E quindi saliamo, andiamo a prendere l'ascensore per andare nella mappa e appunto andare su Praja, questo pianeta, per fare appunto la missione con Jack. Allora ragazzi, sto per scegliere la squadra per andare appunto su Praja e guardate, ho sbloccato una nuova tuta per Miranda e questa nera o blu, quello che cacchio di colore è proprio, cioè, è da porca. E quindi la mettiamo insieme a Jack e quindi andiamo a fare appunto questa nuova missione. Però prima mettiamoci questi punti velocemente, giusto a Jack, voglio vedere perché non gliel'ho mai messi. Cioè non gliel'ho mai messi. Non ho mai avuto l'occasione, forse una volta o due. Ok. Perfetto. Quindi facciamo esci. E iniziamo appunto la missione. Avevo dimenticato quanto odio questo posto. Vedi la zona d'atterraggio? Deve essere sul tetto o la vegetazione la ricoprirebbe nel giro di qualche ora. Shepard, rilevo tracce termiche dappertutto, tranne nella tua zona d'atterraggio. Qualcosa disturba i sensori. Questa era una struttura segreta di Cerberus. Sì, costruiscono attrezzature resistenti. Stronzi. Shepard, è stato un errore tornare qui. Calmati, andrà tutto bene. Sto bene, ok. Mettiamoci al lavoro. Ehi, strano che piove, non piove mai. No, non è, cioè, piove, io ho un rapporto con la pioggia con Minecraft, però vabbè, con Mass Effect ancora non mi era capitato. Quindi, oh, guardate Miranda con la sua nuova tuta. Possiamo andare? Ok, siamo pronti per iniziare la nuova missione. Eccoci qui arrivati su Praja. E allora ragazzi, quindi adesso in questo episodio conquisterò appunto la fiducia di Jack. E poi nei prossimi mi mancano Mordin Solus, il medico, e poi Garrus. E poi dobbiamo andare a reclutare altre persone, però vabbè, poi ci penseremo. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare qui. Raggiungiamo la mia cella e piazziamo la bomba. Voglio veder bruciare questo posto. Ok, scendiamo da questa parte. Andiamo. Ok, entriamo qua dentro. Qua non c'è niente. Non avevo mai visto questa stanza. Credo abbiano portato nuovi bambini in questi container.
Erano stravolti e affamati, ma vivi, di solito. L'uomo misterioso ha richiesto altri diari delle operazioni, inizia a essere sospettoso. Ok. Sembra che in questa struttura abbiano smesso di seguire gli ordini. Ti piacerebbe che fosse così, vero? Lui non ha detto cosa nascondevano all'uomo misterioso. Ricordo di essere fuggita da questa stanza. Qui ho combattuto. Ho visto la luce del sole filtrare tra le crepe nel soffitto. Tra me e la libertà c'era solo una guardia mezza morta. Implorava pietà. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Qui è tutto distrutto. Saliamo. No, continuiamo da questa parte. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante qui. Siamo stati individuati. Chi è? Oh, porca miseria. Bene, ecco fatto. Porcaccia miseria. Chi siamo questi, Warren? Che schifo. Beh, dove stanno loro? Ricevuto. Si sono dati, dove sta? Ah, eccole. Dai, e me lasciate qui con questi. Vecchia macchia di sangue. Sembra un'arena. Esatto. Qui si tenevano dei combattimenti. Mi mettevano contro altri ragazzini. Mi piaceva un sacco. Era l'unico momento in cui mi facevano uscire dalla cella. Motivo per combattere. Cosa stavano studiando? Che sia dannata, se lo so. Forse era quello che li divertiva tanto. Non ho mai capito nulla di cosa succedeva qui. Ok, continuiamo. Muoviamoci. Sì, certo. Ok, apriamo questa porta. Un po' un kit medico buono. Questo è per Miranda che muore sempre. Terminale di sicurezza. Ufficiale di sicurezza Zemk, impianto di Telte. I soggetti sono usciti dalle celle, stanno facendo a pezzi la struttura. Il soggetto zero finirà per scappare. Richiedo il permesso di terminarli. Ripeto, richiedo il permesso di terminarli. Tutti i soggetti tranne zero sono sacrificabili. Jack deve restare in vita. Ricevuto, inizierò la... Qualcosa non va. Sono evasa quando le mie guardie sono scomparse. Ho dato inizio io alla rivolta. Questo c'è l'altro. Potrebbero essere successe cose che ignori. Gli altri bambini mi hanno attaccata, le guardie mi hanno attaccata, i sistemi automatici mi hanno attaccata. Non lascia molto spazio all'interpretazione. Qua c'è qualcosa? No, ok, andiamo alla porta. Che schifezza. Questo posto dovrebbe essere deserto. Chi diavolo ha sparato a quel Warren? È successo da poco. È passato qualcuno. Vabbè, prendiamo intanto la porta. Non ce ne fosse... Oh, non ce n'è uno uguale. Porca miseria. Questo che è questo? Che culo. Questo e questo, dai veloci. Questo e questo, questo e questo. Perfetto. Alla prima botta siamo riusciti a sbloccare la porta. Elemento zero raffinato, buono. Ok, adesso possiamo scendere. Vediamo un po' chi c'è qui. C'ho paura però. Questi, quelli sono stati appena uccisi, quei sorta di animali. Se si possono definire animali. Un po'. Siamo qui. Ah, eccoli. Mancavano piromani del branco sanguinario. Ci si assaggia questo. Chi è quello? Guerriero del branco sanguinario. Non ti vedo, esci fuori. Molto molto interessante questa cosa. Ehi, che cacchio era il fuoco là? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Ho visto un computer personale, cioè è apparsa la scritta. Uno a terra. No, qua dobbiamo andare con lo sniper. Dobbiamo andare con lo sniper. Bam. Carichiamo. Bam. Attenzione all'atterraggio. Carichiamo e vabbè, questo muore, dai. Vabbè, nel dubbio. Bam. Liscio. Non sanno di essere spacciati.
Preso. Ah, ma sono pure là. Oh cacchio, io non l'avevo visto. Via, 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 allora. Sto andando. Ricevuto. Ok, ok, tranquilli, raga. Qua sono venuti dopo. Tieni. Tranquillo, ce n'è pure per te. Perfetto. Possiamo andare? Allora. Perché gli serviva un obitorio? Questa era una piccola struttura. Qui sono morti molti bambini. Anche allora facevano parte dell'esperimento. Stronzate. Io ho passato il peggio e ne sono uscita viva. Diciamo questo. Era un computer personale, però. Vabbè. Ho sbagliato. Dove cacchio sono? Questo e questo con questo. Poi. Dai mouse. Non lasciarmi adesso. Pochissimo tempo, quasi. Vabbè. Oh, dai mouse. Il mouse non riesco ad andare veloce. Perché ho fatto hash. Avvia. Allora, questo. Poi questo e questo. Questo con questo e questo con questo. Perfetto. Quindi entriamo. Sperando che non ci siano nemici subito dietro. Perfetto. Qua? No. È strano essere tornata qui. Mi sento arrabbiata. Sono una pazza pericolosa. Ma mi sento anche tornata bambina. Merda, è complicato. Andiamo a piazzare quella bomba. Andiamo a piazzare sta bomba. Eccoti servito. Perché tu c'hai la corazza? No. Via, via, giù. Porco cane. Recupera, recupera. Sì. Bravi. Complimenti sia a Miranda che a Jack. Andiamo, eh. Qua sono tutte stanze. Porco cane, porco cane, porco cane, porco cane. Ah, porco cane, questi servono dei cani. Vabbè. Dai, 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 io. Bene, perfetto. Buttarci loro. Sono paura sti cosi. Cioè, fanno schifo più che altro. Allora, porta. Tenevano dei bambini in questo posto. Qua? Laggiù c'è la porta. Così facile. Questo è uno specchio segreto. Dall'altra parte c'è la mia cella. Potevo vedere tutti i ragazzini qui fuori. Li chiamavo gridando per ore e loro mi hanno sempre ignorata. Kit medico. Apriamo la porta. Terminale di sicurezza. Registrazione 1054. Complesso di Teltin. L'ultima esecuzione di Pergnim non ha dato buoni risultati. I soggetti 1, 4 e 6 sono morti. Nessun cambiamento biotico tra i sopravvissuti. Abbiamo abbassato la temperatura del nucleo dei sopravvissuti, ma non si sono verificate reazioni biotiche vantaggiose. Come effetto collaterale, tutti i soggetti sono morti. In tal caso, non lo proveremo su Zero. Spero che la nostra scorta di cavie con potenziale biotico basti. Le stiamo esaurendo in fretta. La cosa non mi quadra. Facevano esperimenti su degli altri bambini per la mia sicurezza. Tutto questo posto è stato costruito per renderti ciò che sei. Non capisci, Shepard. Sono sopravvissuta a questo posto solo perché ero più forte degli altri. Ecco chi sono. Vai avanti, non arrenderti mai. Ok. Allora, qua ci sono le celle energetiche, un altro terminale. Sta andando tutto in pezzi. I soggetti sono scatenati e Zero è fuori controllo. Chiuderemo Teltin. Che disastro. Ci infiltreremo e ci appoggeremo al programma Ascension dell'Alleanza. Con un po' di fortuna quello... Ma chi... Zero, aspetta! Shepard, hanno ricominciato da qualche altra parte. Ascension è un programma dell'Alleanza. È una scuola per bambini biotici. Là non torturano i bambini. Molto di tutto questo non è come ricordavo. Non potevi saperlo? Può darsi. Ci stiamo avvicinando alla mia cella, il luogo da cui provengo.
Continuiamo. Ok, poi terminale di ricerca. Vai, allora, arancione, bianco e arancione. Che cacchio è? Questo. Perfetto. Cosa abbiamo qui? Ok, andiamo. Porta. Che bello. Ehi, Aresh, sono Kurek. Sì, gli intrusi sono qui. Se li vuoi morti, dobbiamo parlare del compenso. Ci avevi promesso un sacco di materiale, ma questo posto è una discarica. D'accordo, li fermeremo. Poi verrò lì dentro e parleremo Dai. Del materiale. Sei sulla mia strada. Uccideteli. Sì. Ma dannate. Uccideteli, al mio ordine. Sì, dammi il cecchino che qua faccio strage, porca miseria. Allora, prendiamo prima quelli più piccoli. Nessuno può sfuggirmi, non possono essere fermati. Ehi. Hai capito, lui non è morto. Siamo inarrestabili. Cacchio. Siamo inarrestabili. Ho gli scudi a terra. Oh, e mori. Cacchio. Copritemi. Ricevuto. Riprendiamo lo sniper. No, quest'altro è lo sniper. Mi metto al riparo. Voilà. Allora, vediamo un po' se questi si fermano. Ok, uno. Qual è Kurek? E questo Kurek. Vabbè, il bastardo si muove però. Oh, non l'ho mai preso. Cercate di travolgerli, siamo più ok, ora l'ho preso. Nessuno può sfuggirmi. Vai, c'è solo la corazza e la vita poi. Ok, solo la salute e ho finito il cecchino. Che palle. Finito il cecchino e quindi. Oh, questo è epico. C'era come un giocattolo. Va giù. No, riga, sto salito qua. Vai via. Ora. T'affronto io, via. Armi pesanti. Resistete. Voglio fuoco di sì, ma è morto. E lo voglio ora. Ma come ha fatto ad andare là? Ma era quello. Vabbè. Va bene. Uno. Siamo inarrestabili. Sogni d'oro. Vai. Boh, due. Poi cambio subito dell'arma. Pompone. Vai. Sì. Ok. È morto. L'unica stanza rimasta è la mia vecchia cella. Chiunque sia Aresh è lì dentro. Volevo comunque piazzare qui la bomba. Tanto vale farlo sul suo cadavere. Allora, prima di andare nella cella facciamo questo. E poi possiamo anche andare. No, ho sbagliato. Questo è questo. Poi. Questo è questo. Questo è questo. Questo è questo. Questo è questo. Vabbè, però se non me li fai. Che culo. L'ho fatto in tempo. E vai, grazie, 2331 crediti. Quindi dobbiamo andare da quest'altra parte, quindi andiamo qua. Porta, apriamola. Qua non c'è niente, ok, andiamo. Vieni fuori, sappiamo che sei qui. Chi sei? Mi chiamo Aresh e questa è casa mia. Ti conosco, soggetto zero. Sono passati molti anni. Credevo di essere l'unico sopravvissuto. Mi chiamo Jack. Come diavolo fai a conoscermi? Conoscevamo tutti il tuo volto, Jack. Ci sottoponevamo a ogni sorta di orrore perché gli esperimenti non ti uccidessero. Tu eri la domanda.
e io sto ancora cercando la risposta. Perché sei tornato indietro? Ho assunto questi mercenari e sono tornato quasi un anno solare fa. Lo stiamo ricostruendo, un pezzo dopo l'altro. Scoprirò cosa sapevano, come sbloccare il vero potenziale biotico negli umani. Riaprirò il complesso di Teltin. Sarà splendido. Io volevo un cratere nel terreno. Lui sta cercando di sfruttarlo per giustificare ciò che è successo. Possiamo far saltare in aria tutto, ma questo non lo cambierà. Cosa ne facciamo di un altro te? Semplice. Lasciatemi qui. Questo è il mio posto. Col cavolo. Ucciderlo non aiuterà né te né la mia missione. Stai indietro. Mi aiuterà. Ti ho dato un ordine. Sono io a decidere. Non dirmi come gestire il mio... Jack! Non così. Fuori da qui. Vai! Non vale la pena di seguirlo. Niente la vale. Se hai finito, piazziamo la bomba e andiamocene. Questa stanza è stata tutta la mia infanzia. Dammi un minuto per guardarmi in giro. Abbiamo una bomba da piazzare e del lavoro da svolgere. D'accordo. L'importante è radere al suolo questo posto. Bene ragazzi, anche questa missione è terminata, quindi Jack ha fatto esplodere la sua infanzia. Quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale. La pagina Facebook è in descrizione e anche il sito web. Quindi ciao a tutti da Blue Light.